Ma voi così distratta ultimamente, sì. E lo fo, ho perso da un'altra parte, rivolto alla mia carriera, al mio successo, al provino di domani, figlio provino di domani. E se non dovesse andare bene? Ah, Tomasina, non si dà per vinta, no? Chiusa una porta, si apre un portone, sì. Se non dovesse andare bene, mi trovo un incontro fortunato, sì. Già, mi dico, sì. Io, Tommasina, elegantemente sprofondata sopra di una poltrona. Quando un regista cinematografico del TV mi guarda, mi vede, mi fiffa, mi nota, allora io lo guardo, lo vedo fiffo, lo noto, tengo un po' di imbarazzo, ma poi lo fulmino con i miei occhi da ricarda in giornata. Allora lui si avvicina, io gli chiedo a cenere, lui mi guarda e mi dice: pupa, come ti chiami? Ursula, perché devo essere Ursula? Allora lui mi si avvicina ancora e mi parla di tutti i tuoi progetti cinematografici e televisivi e mi dice: Ursula, vuoi un drink? Vuoi drink, pasta? E poi mi invita a fare un giro sulla sua macchina lunga, la Rolls Royce, e poi parcheggia direttamente sotto il Grand Hotel e mi dice: Ursula, vuoi salire da me per un altro drink? No, io non falgo mai con gli uomini che non conosco. Sì, falgo. Ecco, c'è la rivoluzione sessuale, l'abbiamo già fatta, e magari il giorno dopo mi trovo proprio in televisione a cantare una di quelle belle sigle televisive che mi fanno tanto impazzire. Ah, che mi fanno rilassare! Che foglio! Cosa c'è? Oggi mi sento più. Non cambia mai. Proprio mai. Se lascia, ti può provare, chiamami prometto dai, già che ci sei. Tu sei come il vento, che porta i violini e le rose. Ascolta. Parole. Ti prego. Parole. Io ti giuro. Parole. E per pensare alle parole, infatti, ti devi riuscire a accendersi un po' meglio stasera. Sono l'uomo dei tuoi sogni. Come te. Allora che ne dici di andare a mangiare un ristorante come cinese? Non cambio mai. Mai stata a mangiare un ristorante cinese? Proprio mai. Vabbè, allora possiamo passare a una trattoria, qualcosa di più. Manca poco di amore, di me che mi piace, di me che mi piace.
Yeah, I'm gonna